siamo sull'Appennino est. Infatti sono partito verso est. Seguo la strada di Cumuli, poi accostata a destra sul Campo Tosto. Affermativo, io taglio. Volta a sinistra, volta a destra, non dirà troppo la velocità, zero, alla fine. Centoventi, flap negativi. Se no non si corre, con questo non conviene rallentare molto, capito? Dove va lui? Ah non lo so dove va. Campo Tosto che ha detto. Sì, ma lui taglia dritto probabilmente. Noi facciamo questa di strada, vedi? Ok, tu quando senti rallentare, quando rallenti un pochino, ma mai tocchi 120. Ma il vento c'ho 3.15 io qui in coda. Quello è. Ciao Stefano, io sono già al Terminillo a 2.350, salita 1.5-2. Del Terminillo tira. Sì Dani, tira. Arrivaci un po' alto magari. Ma che è? Però la tira. Aspetta, ecco. 1, 2, 3, sinistra. Sto passando i 2000 con 2 di media. Che quota hai Ale? 2600. Ha sfondato l'inversione là. Ok, gira che avete tutto entrato. Tu con meno di velocità. Roby, dove sei? Roberto? Più a nord di te. Oh, qui ci abbiamo un 2.4 di media, 2.8, 2.2 adesso. Guarda dove sta adesso, sì. Piede, allora per fermarlo e capra. Su, su, se no ti scappa la velocità. Vedi l'orizzonte come lì. Adesso... al piede. Forse si vede da quella. Robby, sono per sul così. Cumulo. Per così. Non penso. Sono sul cumulo. Sul bordo ovest del lago, trovato un 2 di media, a 2.8. Io mi ha agganciato a 2.2. Tutto questo poi quello a destra. Stefano Daniele, io sono andato a pescare e tornare. Però questo è un volo qua, io non ce l'ho capito, un volo, questo è un volo particolare, sì, un volo che poi filmarlo va bene anche. Sperimentazione. Essere crascasso.
farebbe i cumuli fino a Pescara. È una bella discendenza, vuol dire che mo si sale. Spettacolo per un sasso d'est. Sì. Corno grande. Corno piccolo è quello a sinistra. Abbiamo volato qui, se ben ti ricordi, prima dall'altra parte, quando abbiamo preso la brezza. No, no, te qua. No, no, non eravamo qua. Però. Sei sicuro? Sì. La voglia. Girato un po' a sinistra per far vedere questo spettacolo del Gran Sasso visto da est. Vedete, quella base si comincia a abbassare adesso, fa degli prospetti così. Che spettacolo! Taglio di qui perché non voglio essere fregato da quelle bave lì vicino alla montagna, capito? Sì. Ora potevo entrare, rientrare alla Maiella. Vabbè, ma ci abbiamo la strada dei cumuli, sì, è meglio qua. Troviamo insieme, è meglio ritrovarsi insieme, no? Ecco il Gran Sasso visto da est. Vedi che la base è qua più bassa? Sì. Poi qui un altro scappellotto e saliamo, prendiamo. Vale la pena vedere il Corno Grande da qua. Fuori, lo mettiamo dentro. Qui davanti dovremmo salire. Guarda, questo è il fronticello di Brezza. Eccolo. Sono rientrato da est, da Corno Grande 300. Lato nord di Campo Imperatore, dove sei? Abbiamo lasciato adesso verso sud. Ok. È un bello spettacolo, finalmente ho fatto il Gran Sasso da est, della strada fino a Pescara. Thank you.
non è male, eh? Dai, tieni questa rocca tua. Sì. Questa velocità, la strada. Sentiamo il bordo qua, capito? Tra il sole e l'ombra, ok? Ok. Daniele, sono S del 2.